Salve a tutti, sono Filippo Mulè, presidente dell'Associazione Cuochi Canton Berna, vicepresidente nazionale Cuochi Svizzera. Vi faccio io un piatto veloce, un filetto alla birra rossa viola. E adesso andiamo con gli ingredienti. Filetto di manzo, funghi, salvia, cipollotto, due spicchi d'aglio, e un po' di burro e farina per fare rupe e legare la salsa, e fondo di arrosto. Cominciamo qua con il filetto. Facciamo riscaldare la padella, un po' d'olio extravergine d'oliva, due spicchiette d'aglio. A fiamma, fuoco un pochettino vivace, perché si deve cucinare bene il filetto, che non deve buttare acqua, perché se la fiamma è bassa comincia a buttare acqua e liquido e roba varia. Facciamo riscaldare un pochettino con due spicchiette d'aglio, si aromatizza l'olio, che poi vengono tolte perché si bruciano e da aroma qua finisce, poi che non va bene quando si brucia l'aglio, soltanto per aromatizzare un pochettino. Ho dimenticato negli ingredienti la salvia. Io normalmente faccio così, mettiamo un pochettino così l'olio, con queste fantastiche padelle gentilmente concesse da MC Inox. Adesso togliamo l'aglio. Anche l'olio possiamo togliere un pochettino, perché quando c'è troppo olio poi va mezzo fritto il filetto. Deve essere leggermente uno strato d'olio, ma non troppo. Faccio così per non farlo attaccare. Un'altra padella, cominciamo a fare la base per la salsa. Prendiamo due cipollotte, tagliate non troppo grossi, né troppo fini, normale, perché troppo fini si bruciano. Un pochettino di olio extravergine d'oliva Evo, cipollotti a fiamma non troppo forte, perché come ben sapete la cipolla più forte la cucinate più indigesta viene. Si deve appassire leggermente. Buongiorno. Poi dice che tagliamo il champignon, pepe, sale,
poi il filetto si mette in tutti i lati piano piano, più lentamente si cucina, più il rosè viene dentro senza sangue, perché c'è il tempo di cucinarsi piano piano. Non metto troppo olio per farle un pochettino tipo grigliate, che poi è in padella, no? Perché se mette troppo olio viene fritto. Preferisco farla così. Mettiamo un pochino di burro. La salvia, vi raccomando, non fate bruciare la salvia, invece sono passaggi, di fare attenzione sempre con le temperature. Fuoco medio basso. Adesso acceleriamo perché dobbiamo sfumare con la birra viola rossa. Facciamo ridurre un pochettino, che tutto l'alcol evapora. Poi il filetto, come ben sapete, è soggettivo alla cottura. Normalmente si fa medium o al sangue, però quando si fa al sangue bisogna farlo riposare un pochettino a 80 gradi che si stabilizzano tutti i membri. Aggiungiamo fondo di arrosto, di vitello, gentilmente già preparato dallo chef Emanuele Marola, trattoria Leone. Un po' di acqua, qualcosa che diventa. Ti serve acqua fredda o no? No, va bene così, la consistenza va bene già. Poi acqua. Tanto mai è troppo consistente, aggiungete un po' di acqua, ma va bene così. Perché se mettete ancora brodo poi è troppo salato. Tutti i lati già siamo quasi pronti. Andiamo all'impiattamento. C'è un po' di carta, qualcosa. Carta forno. Grazie, va bene. Prendete il filetto. Leggermente così per lasciare pulito il piatto. Thank you.
po' di brunase di peperoni già precedentemente cotti per dare un po' di colore, perché è un piatto monocolore, no? Un pomodorino al forno e un po' di corallo. Poi se volete mettere qualche altra cosina, logicamente le decorazioni sono soggettive, ma io non sono troppo amante della decorazione, però la cucina moderna bisogna adeguarsi. Il nostro filetto alla birra rossa viola è pronto.